Buonasera a tutti, mi chiamo Pasquale Fresegna e oggi voglio parlarvi di Upgrade, film di Leigh Whannell, sceneggiatore della saga di Saw. Questa è la seconda regia per Leigh Whannell e in questo film che è a metà strada tra una fantascienza, metà strada tra un thriller, un horror e metà strada tra tutto praticamente, è un action movie, ci dipinge un futuro più o meno distopico, più o meno futuro, perché è legato all'Internet of Things, l'Internet 3.0, o le auto che si guidano da soli, i robot intelligenti che gestiscono l'intera casa, e quindi un futuro non troppo lontano, possiamo ipotizzare nel 2050 o 2080, manco il 2100. E abbiamo il nostro protagonista, un uomo felicemente sposato con una donna in carriera, mentre lui ripara auto a meccaniche, quindi non ancora digitali, non le auto che si guidano da solo. Lui ripara ancora le vecchie muscle car, e questo è importante perché è il tema del film. Cosa accade nei primi 20 minuti nel primo atto? Muore sua moglie, viene uccisa da un gruppo di malviventi e lui rimane paraplegico, ma l'ultimo cliente che aveva acquistato da lui un'auto, la sua ultima muscle car, è un importante amministratore delegato della più importante azienda di tecnologia al mondo, che ha sviluppato una nuova tecnologia capace di rivoluzionare il mondo, e gli fa firmare la bolla di riservatezza e dice: te la impianto così tu recuperi la possibilità di utilizzare le braccia, i movimenti, queste cose qua, perché ti serve. Te lo metti dalla schiena, ti riconnette il cervello con le sinapsi i neuroni del resto del corpo e tu gli acquisti i movimenti. Ed è questa la storia. O meglio, questo è l'inizio della storia, perché lui vuole scoprire chi ha ucciso la moglie, però scopre la cosa più importante, che questo aggeggino qui, che non lo sa manco il suo inventore, comunica. Non è solo un aggeggino che serve per collegare i suoi pensieri col resto del corpo. No, questo aggeggio gli comunica attraverso le sinapsi. Quindi comunica e lui soltanto lui lo può sentire. E quindi questo aggeggio pian piano lo indirizza e lo aiuta a scoprire i killer di sua moglie. Ed è un mix di tutte le storie di fantascienza che ho visto negli ultimi 10 anni, fantascienza e horror, possiamo dire. Ve l'elenco così analizzo tutti i punti. Allora, prima di tutto, una coppia di persone felicemente stanno insieme, vengono ammazzate tutte e due, il marito ritorna in vita, in questo caso non era morto, ma è paraplegico, quindi ritorna però a camminare e si vendica. Cosa assomiglia al corvo? Quindi io dipendo il corvo perché fantasticamente è il corvo, no? È la storia del corvo. Lui si deve vendicare degli assassini della sua compagna. Perfetto. Black Mirror. Perché metto Black Mirror? Black Mirror generico? No, non è generico Black Mirror. Se prendiamo la quarta stagione di Black Mirror, non dico quale puntata della quarta stagione di Black Mirror, ma nella quarta stagione. Cazzo, cioè è quasi la fotocopia di questo episodio. Quindi anche Black Mirror debennato. Allora, Lucy e Matrix. Perché Lucy e Matrix? Perché lo stile di combattimento, questo aggeggino gli migliora ovviamente lo stile di combattimento. Beh, Lucy evolveva, lei pian piano che sta con questo aggeggio diventa sempre, Lucy pian piano chi si evolveva diventava più forte. Matrix la stessa cosa, Matrix anche per la realtà, le macchine, questa cosa qua, ma nello stile di combattimento siamo alla Matrix, tant'è che lui, vabbè, la telecamera si sposta e lui si sposta in quel modo, cioè fantastico, combattimenti alla Matrix con la telecamera che si sposta, quindi va d'angolo così. Poi Fight Club, perché Fight? Ah no, su Fight Club ci ritorniamo dopo. Ho tanto tanto da dire, ma in realtà c'è poco da dire se non voglio spoilerare il film. Quindi andiamoci piano. Oddio, Robocop, perché Robocop? Oddio, perché? Perché gli viene impiantato, diventa un mezzo cyborg e riesce a fare cose che non riusciva a fare prima. Perché appunto, grazie alle doti che gli fa acquisire quest'aggeggino, lui diventa speciale, diventa molto più forte delle normali persone. Ma scopre che in realtà chi ha ucciso sua moglie non l'ha sparata con una pistola, ma l'ha sparata dalle mani. Cazzo, dalle mani? Perché dalle mani? Perché forse. Vabbè, non posso più rivelare nulla. Quindi parte non spoiler. Cioè, parte spoiler inizia adesso? 3, 2, 1. Parte spoiler. Beh,
Perché? Perché scopriamo che è tutto un piano della Geggio. E infatti in questo caso ho visto Ex Machina. Ex Machina l'ho visto già prima, cioè dal fatto che lui incomincia a dire non sai fare questa cosa? Passa i comandi a me. Non la sai fare? Passa i comandi a me, te li risolvo io. Ex Machina l'ho visto dal momento in cui lui gli fa notare delle cose, ma vedi un attimo il tavolo, secondo me qua poi c'è un computer nel tavolo, leggi le mail, ma perché non andiamo di qua, perché non andiamo di là, perché non facciamo questo? Come Ex Machina si rigira il protagonista. I Robot, io Robot, perché? Perché qual è il finale di questo film? Per chi l'ha visto, il finale di questo film è, non è, perché la circolarità qual era? Era l'amministratore delegato serviva a sperimentare questo l'aggeggino. Quindi serviva a creare una situazione. E quindi l'amministratore delegato ha hackerato la macchina di quei due, li ha spinti in quella zona malfamata, ha pagato i killer per uccidere la moglie e per renderlo paraplegico in modo da convincerlo a firmare tutto. Ma come funziona in iRobot? Tutti quanti siamo pensati a credere che il cattivo sia l'amministratore delegato, e invece il cattivo era la macchina che l'inventore aveva creato. Cioè le macchine, come in Ex Machina, chi è il cattivo? Il cattivo è il creatore o il cattivo è la macchina? Il cattivo è la macchina. Di Black Mirror c'è anche la versione polacca. Perché la versione polacca? Perché in Black Mirror, versione polacca, Maciej Zan Lustro, una cosa del genere, sono 4 episodi tutti su YouTube. Quello più lungo è un episodio dove un ragazzo non riesce a rendere felice la sua ragazza, quindi firma sto protocollo dove gli impiantano una cosa che vede l'umore della ragazza e i suoi fabbisogni, e lui vede 87% contenta, e la macchina gli dice compragli, preparagli una cioccolata, pum, e lei diventa 96. Quando poi il ragazzo dice vabbè, ma sta a un certo punto è il 96% di felicità, va già bene così, voglio fare una cosa mia, lui, la macchina, incomincia a dire no, forse non hai capito quello che tu hai firmato. Ovviamente nessuno legge quello che firma, non nelle cose digitali, nelle bolle digitali. Tu la devi rendere felice sempre. Sai che c'è? Adesso stacchiamo la tua umanità e sarai solo un involucro di me. Quindi, Maciej Zan Lustro, vedetevi quell'episodio, perché fondamentalmente è sto film. Poi concludo con Fight Club e Dragon Ball GT. Ok? Fight Club mi è piaciuto nella scena in cui lui cerca di autodisattivarsi. E in Fight Club, ok, era una cosa interna a se stesso, lui aveva una doppia personalità e quindi ha cercato di ammazzare la sua personalità deviata sparandosi. È un po' quello che accade anche qua. E Dragon Ball GT, perché in effetti l'amministratore delegato è stato manovrato dalla sua stessa creazione, come Baby ha manovrato il dottor... non mi ricordo il nome del dottore. Baby ha manovrato tutto. Addirittura in quel caso era, in realtà lui aveva creato il dottor. Il dottor Gero. Aveva creato il dottor Gero. Aveva fatto finta. Gli aveva fatto credere che lui in realtà aveva creato Baby. C'è un casino. Quindi sì, ha un po' di tutto questo dentro. Ex Machina, perché lui manovra tutti. Black Mirror, più che altro Maciej Zan Lustro. Maciej Zan Lustro sarebbe Black Mirror polacco. Perché Black Mirror polacco c'ha questo fatto qua. Ah, non fai come. Pian piano prende il controllo. Ok, ti aiuta a risolvere. Sai che c'è? In realtà il controllo lo prendo io. Inception, perché fondamentalmente lui lo relega a una parte confinante del suo cervello, relega la persona umana. Non c'è una distruzione totale di una delle due entità. Fondamentalmente gli serviva un corpo, lui se l'è preso e ha addolcito la pillola alla persona a cui l'ha sottratto, perché l'ha fatto vivere e probabilmente eternamente in un sogno. Quindi ok, cioè non è manco amara come cosa. In realtà più che Inception è Matrix, fondamentalmente è un mix tra Dragon Ball GT e iRobot come creazione, cioè la creatura che controlla il creatore, e come finale si va in un Matrix, cioè la macchina che schiavizza l'essere umano. E in mezzo c'è un po' di Ex Machina, un po' di Robocop, un po' di Fight Club, un po' di tutto. Il tema, penso l'avrete capito, io sono indeciso tra due temi. L'avanzamento tecnologico è inarrestabile, visto che
si parte tutto un filo da lui che è soddisfatto di lavorare sulle macchine, sulle muscle car, sì, le muscle car perché sono quelle robe vecchie, anche la poliziotta che lo insegue lavora sulla guida una macchina vecchia non, che non può essere hackerata, o è l'avanzamento tecnologico ci porterà a perdere la nostra umanità? Sono due cose diverse, fondamentalmente uguali. Il tema più generico è: l'avanzamento tecnologico è inarrestabile, visto che viene anche detto, per ogni cosa che questo aggeggino, per ogni aggeggino che tu produci, 10 persone saranno senza lavoro. E tra auto che si guidano da solo, da soli, supermercati senza commessi, monopattini elettrici che li puoi prendere, li posti dove li vuoi e c'è qualcuno che dopo li va a ricaricare, e altre cose che... Se volete novità su questo, andate a vedere Breaking Italy, probabilmente già lo seguite Breaking Italy per essere finiti sul mio video. L'avanzamento tecnologico è così forte che molte professioni scompariranno. Molte professioni, ma non scompariranno nel 2050, scompariranno nel 2020. Uber, cioè il casino, no? Ma il casino è sempre più inarrestabile. Quindi questo è il macro tema. No, questo è forse il micro tema. Il macro tema è proprio questo. L'altra volta stavo vedendo un video di Link for Universe, Adrian aveva fatto una domanda su: se noi contattassimo una civiltà su un altro pianeta e scoprissimo che quella civiltà è meno progredita di noi, potremmo portarli alla distruzione dicendo, rivelando che esistono altri esseri viventi nello spazio? E nel fare tutto questo, Adrian ha detto su cose che potrebbero succedere in questo secolo, non quando l'avanzamento tecnologico porterà a disumanizzarci. Fondamentalmente questo è: noi ci disumanizzeremo con l'andare avanti della tecnologia, sia perché molte cose, come aveva detto in senso positivo Marcuse, saranno delegate alle macchine, sia perché ci allontaneremo pian piano dal senso di irrazionalità, dal senso di dionisiaco del nostro vivere. Cioè il nostro vivere sarà sempre più apollineo, sarà sempre più razionale, tant'è che se io metto su YouTube, mi vedo questo, poi mi vedo una recensione collaterata, una recensione legata a sto film, un'altra recensione di un film che mi piace, sta cosa qua, perché? Perché già l'internet 2.0, non 3.0, già va per elementi che a me piacciono. Quindi la mia scelta non è più casuale, la mia scelta è legata a cose che mi piacciono già, all'algoritmo. Questo è sempre questo, è un algoritmo, come viene detto anche nel film. Quindi guardatevelo, è più o meno una somma di tutti gli altri film che ve l'ho fatto l'elenco di film che potreste guardare al posto di questo per avere lo stesso risultato, ma con uno vi risparmiate di vederli tutti quanti, anche se ce ne sono abbastanza da recuperare. Ne ho fatti penso 10 di film, ce ne sono almeno 12 da recuperare. Praticamente un paio di questi li ho mancati. Seguite, vedetevi anche la recensione di Bad Taste anche sugli attori, questa cosa qua. Credo che non ci sia nient'altro da aggiungere. Quindi noi ci vediamo a un prossimo video, una prossima video recensione. E se vi è piaciuto il mio modo di esporre, lasciate un commento o premete un like. Ciao e al prossimo video, qua trovate un altro video che ho realizzato. Ciao a tutti!